vissuto tutto d'un fiato nella struttura del New Margherita ad Acerra, che Davide Avino e Roberto Radin hanno preso a gestire dopo l'esperienza fruttifera della famiglia Splenito. 150 atleti della racchetta nei tabelloni maschile e femminile e un livello altissimo stando ai valori di partenza. Questa volta non è riuscito ai sudamericani di portare a casa il titolo tra i maschi, così come invece era avvenuto precedentemente al Boscatto e allo Sporting Poseidon. Anzi, l'atto finale ha messo di fronte due napoletani. Il primo, talentuosissimo al punto da alimentare il rimpianto per un'attività internazionale soltanto assaggiata, ci riferiamo ovviamente al 2-2 Enrico Fioravante. Il secondo, Giovanni Consolino, 2-4, capace di estromettere nei quarti il 2-1 Martinez e poi regolare in semifinale il pari classifica Giuseppe Caparco. Dal canto suo, Fioravante si è preso lo scalpo di Patricio Eras 2-1, facendo vibrare il dritto, così come solitamente accade nelle sue giornate migliori. Successo in 2-7 per Fiore su Consolino, 6-4-6-1, e primo titolo di una stagione divenuta improvvisamente amara domenica scorsa per l'inatteso stop del team Avino in Serie C. Per Consolino il mese di maggio sarà ricordato a lungo. Burzi e Martinez tra Serie A e l'Open di Acerra sono vittorie importantissime e indicative della crescita esponenziale del ragazzo. Grandissima giornata, cioè stamattina ho vinto un grandissimo match con un argentino 2-1, stavo 2-20, ho fatto un grandissimo match stamattina e adesso è andato benissimo il primo set, bello, carico, pieno di energia. Poi sono calato un po' fisicamente, un po' di tensione e lui è un... Cioè, quanti polmoni ha? Ha un cuore infinito, non molla mai, quindi sono stato bravo a resistere, a stare ancora 2-3 punti lì e alla fine portarlo a casa. Ci tenevo a fare bella figura qui, al circolo di un mio carissimo amico, Davide. Un amico, un fratello, più che amico. Quindi la finale era un obiettivo. Raggiunto l'obiettivo, cerchiamo di portarlo a casa questo trofeo. Consolino, bravo, ha fatto una bella maratona oggi. Dobbiamo stare attenti a Consolino, che ha battuto Martinez, che è un osso duro, primi 400 ATP, quindi sicuramente partirò favorito, però devo stare molto attento. Tra le sorprese del torneo c'è l'accesso ai quarti di finale del maestro casertano Cristian Catapane, 2-7, giustiziere del 2-5 Iamunno. Nelle sezioni intermedie invece vittorie per Edoardo Cimmino in terza categoria, in finale sul 3-1 di Gennaro, mentre tra i quarti a spuntarla è stato il 4-1 Marco Petrone, in 3-7 sul 4-2 Giuseppe Liguori. Quindi le ragazze, tenace e Maidoma si è confermata la 2-7 Lia Catapano, vincitrice con un doppio 6-4 in finale sulla 3-2 Claudia Staiano, cui era toccato in semifinale, estromettere la 2-7 Giuseppina Miccio. Intensissima nella parte alta del tabellone è stata l'altra semi, con Catapano vittoriosa 7-5 al terzo sulla 2-8 dell'Accademia Tennis di Agnano Giulia Porzio.